Con grande emozione si chiude l'edizione 2024 del Palio della Mezzaluna. Tracciamo il bilancio con il presidente Quero. Come è andata questa edizione? Un'edizione, secondo me, innanzitutto di recupero dal stop ante-Covid. Ed è con grande soddisfazione che possiamo dire che siamo veramente soddisfatti dei risultati ottenuti di tutti gli eventi, non solo del Palio. Il Palio questa sera è stata la ciliegina sulla torta che ha coronato lo sforzo e l'impegno di un mese di attività, dal convegno alle Olimpiadi, al Paliotto e al corteo storico e alla Corsa del Palio. Siamo veramente soddisfatti di tutto quello che abbiamo raccolto a Massafra, per l'estate di Massafra, con i giovani, i bambini e anche con gli adulti dei vari rioni. Veramente soddisfatti. Grande partecipazione, fa ben sperare per l'edizione 2025. Assolutamente sì, da domani chiudiamo questo capitolo 2024 e iniziamo a pensare già al 2025, lavorando sempre con a gomito con i priori, con gli atleti, con i figuranti, pensando a conservare quelle che sono le nostre tradizioni e investire sui più giovani affinché siano, come dire, il terreno fertile per mantenere sempre viva appunto la tradizione e la storia di Massafra e del nostro territorio. Grande esultanza per il rione vincitore, ma direi vincitore, vincitrice tutta la città. Sì, vincitrice la città, è una bella serata di comunità nella città. È stato fatto un pensiero doveroso a Don Giuseppe Oliva in apertura della serata che abbiamo condiviso tutti, perché il Palio è stato rinviato per la tragedia che ci ha colpiti ed siamo stati contenti di vedere comunque stasera sfilare il rione San Marco, perché credo che questo sarebbe stato anche desiderio di Don Giuseppe Oliva. E poi abbiamo rivissuto questa rievocazione che, diciamo, diventa parte della nostra tradizione, della storia, ci ricorda che abbiamo una storia di cui essere fieri e orgogliosi, quindi questa battaglia sul fiume Tara in cui i massafresi hanno sconfitto i turchi, insomma il bene che è trionfato sul male, che è un argomento che ritorna sempre nella nostra storia, nella nostra comunità. E siamo contenti, abbiamo ringraziato un po' tutti, l'associazione Massafra Nostra, tutti i figuranti, tutti i collaboratori, la polizia locale, il gruppo di protezione civile, la Croce Rossa, tutti quelli che hanno partecipato, ma anche la parte del comune, gli uffici del comune, l'assessore Lasigna che ha voluto imprimere uno start rinnovato al Palio. Siamo contenti, è stata una bellissima serata, anche il clima ci ha accompagnato e quindi Pappacoda ha fatto il pieno quest'anno, si attrezzeranno le altre squadre per essere più competitive per l'anno prossimo. Sì, grande partecipazione, abbiamo notato il Corso Italia pieno, la piazza piena di gente, gremita, e sicuramente la serata era piacevole, quindi questo differimento non ha nuociuto da questo punto di vista, significa che il Palio è sentito dalla nostra gente ed è giusto continuare su questa strada e rinnovare questa bella tradizione. Edizione 2024 del Palio della Mezzaluna vinta dal rione Pappacoda, ancora una vittoria, ancora un successo ad aprire la staffetta. Esmeralda, Esmeralda, che emozione è stato aprire la staffetta? È stato veramente bello, non vedevo l'ora di fare questa esperienza, anche perché mio padre l'ha sempre fatta, infatti dedico questa vittoria a lui come ha fatto lui in passato, e sono molto contenta di aver gareggiato per questo rione, anche perché ho fatto un sacco di nuove amicizie e sono felice di essere entrata in questo gruppo con loro, che sono diventati i miei nuovi amici. Dalla prima all'ultima chiude la staffetta il nostro atleta Claudio Ladiana. Un commento sulla vittoria. È stata una bella vittoria, nonostante la mia decima partecipazione, però è stato molto emozionante, come se fosse la prima volta. È una gara molto dura, è quasi sul photo finish, insomma, fatta questa, ce l'abbiamo fatta. Una vittoria veramente sudata. Sudatissima direi, perché comunque gli altri atleti erano tutti bravissimi. Erano imperiali, comunque era una squadra abbastanza compatta come San Marco, come tutte le squadre. La nostra fortuna è stata la fiaccola e devo ringraziare anche Claudio che ci ha fatto il nostro regalo finale.
Io dedico la mia vittoria alla mia compagna, che mi ha fatto un regalo più grande, la piccola Alice, circa un mesetto fa, e al nostro allenatore Gianni Coronese e Angelo Resta. A chi dedichiamo la vittoria? Questa vittoria la dedico più a mia madre, che ha sempre creduto in me, e anche, diciamo, al mio vecchio allenatore Angelo Resta e al mio allenatore Vito Perrini.